confronto di questa nuova puntata di Fermenti si articola intorno ai dati, devo dire piuttosto interessanti, forniti da un lavoro scientifico pubblicato nel giugno del 2019 su Nature Medicine, lavoro nel quale gli autori praticamente dimostrano l'esistenza di un rapporto anche piuttosto stretto tra alcuni membri del genere batterico Veillonella, appartenente alla grande famiglia dei Firmicutes, ed efficacia delle prestazioni atletiche. Ma andiamo per gradi. Sappiamo tutti che il microbiota umano ha grandi capacità di estrarre calorie, quindi di estrarre energia dal cibo, dagli alimenti che noi introduciamo. E questo accade perché diversi batteri intestinali, che sappiamo costituiscono un importante fattore biotico nella regolazione del peso corporeo, sono dotati di enzimi capaci di indurre idrolisi e fermentazione, quindi trasformazione di polisaccaridi, di zuccheri complessi altrimenti indigeribili, che a loro volta aumentano la disponibilità di energia nel nostro organismo. Ora, questo accade per il tramite di alcune importanti sostanze prodotte appunto dai batteri del microbiota intestinale, sostanze rappresentate in particolare dai cosiddetti acidi grassi a catena corta, tra i quali ricordo in particolare l'acido butirrico, l'acido propionico, dotati di effetti antiobesogenici, e l'acido acetico, dotato invece di effetti obesogenici. Bene. Ritorniamo al lavoro scientifico del quale parlavo appunto in apertura, per dire che gli autori di quel lavoro hanno praticamente osservato un aumento dell'abbondanza relativa di Veillonella in maratoneti, soprattutto nelle fasi immediatamente successive appunto alla maratona, e hanno potuto anche isolare un ceppo di Veillonella cosiddetta atipica dai campioni fecali appunto di queste persone, di questi atleti. Naturalmente lo studio non si è fermato qui, lo studio è andato avanti e i ricercatori cosa hanno fatto? Hanno preso i batteri prelevati dai campioni fecali appunto degli atleti e li hanno somministrati, li hanno trapiantati in topolini di laboratorio, osservando che cosa? Osservando così che quei topolini trapiantati non smettevano più di correre sui loro tapirulan, cioè praticamente gli autori, i ricercatori hanno potuto osservare, hanno potuto dimostrare che questi topolini trapiantati aumentavano sensibilmente il tempo di resistenza sui loro tapirulan. Lo studio è andato ancora oltre ed è stato condotto effettuando un'analisi, uno studio metagenomico su un gruppo di maratoneti d'élite. È stato così possibile dimostrare da parte appunto di questi ricercatori che la Veillonella atipica è davvero in grado di migliorare sensibilmente le prestazioni atletiche appunto dei vari atleti. In che modo? Mica soltanto perché è presente, ma perché la Veillonella è capace sostanzialmente di trasformare l'acido lattico che durante l'attività muscolare noi produciamo, no? Che talvolta dà anche dolenzia muscolare, bene, la Veillonella è in grado di trasformare l'acido lattico in acido propionico che, oltre a migliorare sensibilmente le performance funzionali del nostro sistema immunitario, oltre ad agire positivamente sulle funzioni del sistema nervoso, è anche e soprattutto in grado di implementare fortemente quelle che sono le funzioni metaboliche ed il metabolismo energetico del nostro organismo, come dire che davvero la flora batterica intestinale non smette mai di stupirci.